contorno ed altri probabilmente si sono lasciati prendere la mano, dicendo qualcosa che non doveva, e anche chi non è stato intervenuto e ha avuto la forza e la capacità di intervenire. E così si è andati avanti. Si è andati avanti, però devo dire con estrema onestà, per colpire coloro che facevano parte di coloro che avevano ucciso i reverendi, vecchi reverendi di Giulio Andreotti e di una certa classe dirigente della Democrazia Cristiana siciliana. E così si arriva al maxi processo. Si arriva al maxi processo con quei mafiosi che accettano, che si fanno processare in maniera sicura di essere condannati, ma sicura che qualcosa, qualcuno sarebbe comunque intervenuto, che accettano quel processo con la logica con cui il mafioso siciliano accetta e rispetta lo Stato, la giustizia, i giudici. Cala di un cuca passa la china, quando ciuscio vento fatte calma. Ricordatevi provocatoriamente la lettura del Vangelo, le parole di Michele Greco, nell'aula bunker del Lucertone, l'ostentazione del sigaro, l'atteggiamento di Luciano Ricci. Quei mafiosi erano sicuri che sarebbero stati condannati, così come erano sicuri che il loro percorso giudiziario, dopo quel momento in cui comunque bisognava dare allo Stato, alla pubblicità, alla stampa, alla politica, quel contentino, nella celebrazione solenne di quel processo, prima o dopo qualcuno sarebbe intervenuto in loro aiuto. E quel qualcuno lo troviamo in quegli stessi soggetti che all'interno della Democrazia Cristiana, all'interno dei partiti di governo dell'epoca, avevano recuperato il rapporto con quei mafiosi che rappresentavano gli assassini dei loro vecchi referenti. Questi qualcuno dovevano garantire fino in Cassazione, ma non poterono farlo. Non poterono farlo perché Giovanni Falcone capì che doveva spostarsi a Roma, che doveva a Roma seguire quel processo e impedire che in Cassazione si celebrasse il solito rituale mascherato di truffa giudiziaria con annullamenti di processi che erano stati fino all'anno prima. Era il marzo del 1991 quando la Cassazione mette fuori tutti i capi mafia con un provvedimento in cui per dei cavilli furono scarcerati tutti. E noi segnalammo subito il rischio di una guerra di mafia imminente, perché tutti i mafiosi scarcerati da Michele Greco, tutti a casa. Non sapevamo più cosa fare. Io ricordo cosa avvenne, perché ricordo, sono stato io fra quei protagonisti, sono stato io fra quelli che segnalarono queste cose a Roma. Il capo della polizia non dormì la notte precedente perché si tentò, si bussò alla politica perché varassero immediatamente un provvedimento. Ci furono discussioni all'interno del governo, non è stato facile. C'è stato il capo della polizia che riuscì a convincere il ministro dell'interno, il ministro Scotti. Il ministro Scotti che aveva preso il posto del ministro Gava, stato poi di mafia pure lui, poi vedremo anche questo. Aveva preso il posto di Gava che stava male, aveva dei grossi problemi di salute. E Scotti stava lavorando molto bene, stava lavorando con Parisi in perfetta sinergia, con Martelli al Ministero della Giustizia e poi con Falcone alla Direzione degli Affari Penali. Partì da Palermo, portai io la velina con il fax, dal fax della Procura Generale, dove erano segnati gli elementi sostanziali sulla base del provvedimento di scarcerazione che dovevano costituire la base per l'emissione del decreto di cattura. Quel decreto di cattura che stentava ad arrivare, noi li avevamo già presi tutti, li abbiamo portati tutti in questura, gli avvocati bussavano da dietro la porta, urlavano, questo è un arresto illegale, voi non potete farlo, un sequestro di persone, in effetti potevano essere riportati per identificazione, anche se già eravamo perfettamente identificati, quindi non c'era bisogno di identificare Michele Greco. Con una scusa li tenevamo là e aspettavamo da un momento all'altro che arrivasse il provvedimento. Il provvedimento che alla fine è arrivato, perché il buon senso è prevalso, il Consiglio dei Ministri
quel provvedimento è stato adottato. Bene, quello è un momento importantissimo. Quello è un momento importantissimo in cui lo Stato e la politica, anche quella politica che era stata vicina a certe forze mafiose, aveva adottato quel provvedimento perché era stato costretto ad adottarlo dalla necessità, dalla contingenza e forse anche, ricordiamoci sempre quel forse, dalla volontà di colpire quelli che erano stati gli assassini dei loro vecchi amici. Varato quel provvedimento, c'era l'attesa per la sentenza. C'era l'attesa per la sentenza che non è arrivata la soluzione che i mafiosi volevano e non è stata quella che i mafiosi volevano, perché Falcone riesce, tramite l'intervento sul presidente Brancaccio, a far attuare il principio della rotazione nell'assegnazione dei processi. Il maxi processo conferma, la Cassazione conferma la sentenza del maxi processo e lì inizia il conto alla rovescia. Inizia il conto alla rovescia con una serie di attentati alla sezione della Democrazia Cristiana di Palermo e della provincia di Palermo, che nessuno ha mai capito, che vanno lenti in una unica e sola direzione, la trattativa.